ragazzi, dove oggi apriremo i magici. Allora, questo qui, queste due bustine, anzi, le trovate al supermercato. Praticamente contiene ogni bustina un album, più due magici amici e un anello magico. Questa è tutta la checklist dove possiamo trovare i coniglietti e i gattini. Miau! Ciao a tutti anche da parte mia! Ovviamente lui non manca mai. Giusto? Anche i gattini ci hanno stavolta. Allora, qui appunto ci dice che possiamo trovare il buco, diciamo, da colorare, le due bustine, più un anello magico. Il costo è di 3,90€. Il marchiato c'è. C'è. È consigliato da un pubblico dai 3 anni in su. Un pubblico? Ma quale pubblico? Importato dalla D'Agostini. Solo allo stadio c'è il pubblico. E niente, adesso apriamo le forbici. Vammi a prendere gentilmente. Sentite i rumori di sottofondo, il mio bambino, come sapete. Ok, andiamo ad aprire. Ciao Palina, vuoi fare anche te parte del video? Dai, vieni qua. Ecco qui appunto il booklet da colorare. Qui appunto possiamo trovare i cerbiattini che io volevo tantissimo. Pallina, vieni a trovare i cerbiattini, vieni. Che io volevo tantissimo, ma non ho potuto trovare. I pinguini che ne ho presi tramite degli scambi. Cioè, in estate i pinguini, cioè voglio dire. Sì, è un controsenso. Ok, scusate se mi sono bloccata. E appunto qui ci sono delle immagini da colorare. Come potete vedere, questo lo farò più avanti, ragazzi. Ok, partiamo. Allora, questa è la bustina dove possiamo trovare gli anelli. Aspetta, questa è l'altra bustina dove ci sono i conigli, e qua c'è l'altra bustina dove ci sono i gattini. Yeah! Allora, partiamo dai gattini e vediamo chi c'è. Aspetta, io adesso non voglio rovinarmi la bustina. Allora, intanto facciamo vedere che c'è la checklist. A me piacerebbe trovare questi due, o Oscar o Leo, che dormono. Fammi vedere un attimo, scusami. Vediamo un po'. Allora, vediamo un po'. Charlie era un gatto che c'aveva mia nonna. Tilly non so chi è. Penny è quella di Biancaverni, ok. Oscar vince il premio. Leo. Okay, Leone, va bene. E Star. La Star vince il premio Oscar, per forza. E qua cosa abbiamo? Tiger. Tiger Woods, sì, va bene, col golfista. Monty e Mari, sì. Flor. Fluorescente. Snuggle. Ma te chi minchia ti conosce? Waiyo! Musacci! Scotty, aia, che male, brusa! Ostrega, 100 gradi, super! E vanilla. Vanilla, io preferisco il cioccolato. Yeah! Waiyo! Musacci! Musacci! Allora, andiamo a vedere che abbiamo trovato. Flo! Che carina! È tutto Flo. Carino! Qui c'è l'anellino. Un panellino. Che con il calore, vedete, cambia colore. Ok. Bella rima! Ah, mi è piaciuta! È strillare, che mi stai ammazzando un orecchio. Ok, andiamo ad aprire. Questi sono flocked. Cosa? Pelosini, floccati. Cos'è che vede? Flocked? Flocked, sì. Cosa vuol dire? Pelosini? Vuol dire floccato, pelosino. Guardate che carina che è. Che brutta, ma è un mostro. È bellissima. È una disgraziata. Zitto, non capisci niente. Ma capisco tutto. Allora, questa è Flo. Carattere romantico. Carattere. Gli piacciono. No, io voglio il carattere l'aria, voglio. I fiori differenti. La migliore amica è Snuggles. Qui appunto ci sono. C'è la sua storia. È tutta in inglese, ovviamente. Poi c'è tutta la checklist. Leo cambia colore, credo. No, brilla buio. Tutto il resto credo cambi colore. Glow in the dark. Appunto, allora Monty e Leo brillano al buio, mentre Vanilla cambia colore al sole e il resto non fa niente. Ok.
Quindi una è andata. Poi vediamo i conigli. Perché ride, non lo so. No, questa... perché me ne è venuto in mente un'altra di cagata da dire. Perché cioè, vediamo se faccio ridere o meno. Dai. No, voglio fare un... Le tue pillole di saggezza. No, vabbè, però è una cosa un po'... Dai che questo video se no dura un po'. Vabbè, è una cosa un po' scoccia, però ci sta, tanto vabbè, siete tutti grandi e vaccinati. No, non sono tutti grandi, sono anche ragazzine, quindi non dire se è una cosa zozza. Vabbè, monti. No, appunto, non dire. Allora, qui ci sono appunto tutti i conignetti. E a me piacerebbe trovare Floppy. Che carino. Floppy? Sì. Floppy disk. Il vecchio floppy disk, vero? Hai visto? Questa è una vecchia bustina che costa 2,50€. No, scusatemi, 2,90€, che è scritto qui. E l'altra mi sembra anche costava 2,90€. Sì, probabilmente sì. Andiamo ad aprire. Zac. Il mio sbustatore non può tagliare le dita. Interessante. Allora. Qui non c'è nessun anellino. Qui possiamo trovare il bucle. Chi è quella roba qua? Non lo so. Oh madonna, quanto è brutto, ragazzi. Mamma mia. No, vediamo. Questa è tutta la checklist. E noi abbiamo trovato Mary Lou. Un'altra femminuccia. Oggi troviamo questo è veramente brutto solo per gli occhi, perché c'è la nera azzurra. Veramente sei un disgraziato interista del anche, lui, anche lei è flocked. Ok. Oggi troviamo tutte femminucce. E nella checklist è questa qua. Mary Lou. Questa di... cambia colore al Mary buio Lou. È quella di Leone il cane fifone. Mary Lou. Questa è di Glow in the Dark, quindi brilla al buio. Ecco, perfetto. Oggi proprio la fortuna. In Glow in no, the Dark. Ich leuch im vabbè. Niente, vabbè. Posso stare. Questo inglese fa schifo, per non dire altro. Ich leuch im dunkel. Sì, im, come no. Andiamo a vedere l'ultima bustina, che è appunto l'anellino. Queste costano 1,50€, costavano anzi 1,50€. Con l'anellino? Chi è che si sposa? Noi. Siamo già sposati noi. Allora, appunto, un anellino verde. Brilla al buio. Oh! Tutti che brillano al buio. Questa era la checklist. Quindi se lo metti stasera brilla al buio? No, no, scusate, non è la checklist. Questa è la checklist. Coccole. Va bene per te, sei coccoloso. Appunto. Apri. Facciamo vedere. Zac. Visto che comunque cambia colore. Infatti si sente al tatto che è più ruvido. Infatti questo è più liscio. È come la lingua di pallina, ruvido. Esatto. Quelli che ruvidi cambiano colore al buio. Cioè, scusate, brillano al buio. Ecco qua. Appunto, questo è tutto ciò che abbiamo trovato per oggi. Noi vi lasciamo al prossimo video, che sarà l'ultima apertura di queste bustine. E ci vediamo alla prossima. Un saluto, ciao ciao.